per esempio sono Giobbe Coatta, un titolo così, e sono un comico emergente, e, ma credo che mi sono inciampato in qualche rete, perché ancora non sei messa, non so che mi hai fatto. Comunque, questa sera facciamo la Divina Commediola. Come nasce l'idea della Divina Commediola? Lo sapevo che era questa la domanda. E non lo so in verità, nel senso che era un... io volevo raccontare la carta dei diritti dell'infanzia, non sapevo come fare, perché quella è una carta, non è che o la leggi o... Allora ho trovato questo scritto, in realtà non l'ho trovato io, l'ha trovato mio nonno, che è un archeologo, Indiana Job, e quindi poi intorno a questo scritto sono nate poi una serie di elucubrazioni e di considerazioni e di commenti and so on. Lo posso fare anche in inglese se volete. Parodia del grande maestro Dante, perché nella vita c'è bisogno di prendersi un po' meno sul serio e di ridere un po' di più. Beh, diciamo che Dante ha preso un po' da me anche, nel senso che c'è stato questo scambio un po' alla pari. Sì, in realtà io faccio comico di mestiere, non è che faccio io comico, faccio, quindi io tendo a quello, a far ridere il prossimo mio come me stesso. E quindi che vuoi fare? Sì. Uno spettacolo però che è anche calato nella realtà, c'è la possibilità di inserire una vena satirica e di fare anche qualche riferimento alla politica dei giorni nostri. Ma i riferimenti alla politica sono in questo spettacolo abbastanza marginali, però sì, insomma, fare la satira è il mio mestiere, per cui lo faccio. Se non siete venuti perché pensavate che non si rideva, vi siete sbagliati. Così vi imparate, la prossima volta venite. Un'ultima cosa, come ti sei trovato a Sarnico e cosa ne pensi della Lombardia come regione italiana? A Sarnico non mi sono trovato, sono arrivato un quarto d'ora fa, per cui come mi sono trovato? Mi sono trovato a passeggiare dall'albergo a qua, non lo so, non, la Lombardia, a Milano ho vissuto per tanti anni, per cui ho un rapporto affettuoso e antico con questa regione, Sarnico in particolare. Mi scuseranno i sarnicani o i sarnicesi o i sarnisti, ma che vi devo dire, ragazzi, magari torno con un po' più di calma e me la guardo bene, mo non so che dirvi. Puoi fare un saluto speciale agli ascoltatori di Radio Bruno prima di cominciare con lo spettacolo? Quanto mi dai?